Salve a tutti e ben ritrovati su Mobile Advisor. Nel video di oggi, a distanza di circa 3 mesi dalla sua commercializzazione, vi racconto come si è comportato questo Pixel 8 nel corso di una giornata stress. Dopodiché vi faccio un breve resoconto di amore e odio verso questo dispositivo di casa Google. Telefono scollegato dal caricatore alle 8:30 del mattino. Solito controllo delle notifiche arrivate nella notte. Colazione in compagnia di un video su YouTube e un po' di social. Scambiato un po' di messaggi su Telegram e primo check batteria alle 9:42 che segna il 98% di autonomia residua con 46 minuti di utilizzo dello schermo. Nell'ora successiva il telefono l'ho utilizzato attivamente per soli 15 minuti, distribuiti tra WhatsApp, Telegram e un minuto di Spotify per scaricare una playlist. Discorso simile per l'ora e 10 successiva. Con il telefono che quindi è rimasto per lo più in stand-by e che è stato utilizzato attivamente per circa 20 minuti, distribuiti principalmente tra WhatsApp e Maps, per programmare un po' la gita di oggi, arrivando così alle 11:53 con l'87% di batteria residua e 1 ora e 21 minuti di schermo attivo prima di uscire di casa. Partenza alle 12:21 con batteria all'85% e destinazione su Maps impostata verso l'autogrill di Ofanto Nord, prima di far tappa al grazioso comune di Bovino. Dopodiché siamo rimasti imbottigliati in una coda per circa 45 minuti causa incidente, prima di raggiungere l'autogrill alle 13:58, momento in cui l'autonomia residua del Pixel era del 68% con 2 ore e 13 minuti di schermo attivo da stamane e già 1 oretta e mezza di utilizzo del GPS. Alle 14:37 di nuovo in macchina con il 64% di autonomia residua per il nostro Pixel e dopo essermi assicurato che Maps non mi facesse fare un rally di campagna per raggiungere Bovino, siamo giunti a destinazione alle 15:36 con la batteria del Pixel al 52% con 3 ore e 15 minuti di schermo attivo. Nell'ora e un quarto successiva ho utilizzato Pixel 8 per realizzare un po' di foto e video del posto. Utilizzo che ovviamente ho alternato a parecchi minuti di stand-by. Riguardando al PC le foto e i video che ho realizzato con Pixel 8, ho fatto principalmente due considerazioni. La prima è che la gamma dinamica offerta dai Pixel con un semplice punta e scatta è davvero impressionante. Caratteristica che, unita al buon dettaglio e alla latenza di scatto abbastanza bassa, rendono questo Pixel 8 il miglior smartphone in commercio per chi vuole ottenere ottimi scatti con grande semplicità. Mentre la seconda considerazione riguarda la mancanza di un teleobiettivo anche modesto, visto che, osservando le foto e video zoom al computer, è palese che questi ultimi manchino di definizione, risultando adeguati solo per un utilizzo social e per la fruizione su schermi piccoli. A non farmi impazzire c'è anche la scarsa fluidità nel passaggio tra le due ottiche posteriori a riprese in corso. Ma tralasciando questi pochi difetti, non ho altri appunti negativi per le fotocamere di Pixel 8, che ribadisco essere davvero formidabili nel punta e scatta. Alle 16:50 batteria al 42% e utilizzo di Maps per raggiungere nuovamente la macchina. Quindi batteria scesa di altri 2 punti percentuali alle 17:05 con 3 ore e 40 minuti in totale di utilizzo attivo. In seguito ancora Maps a guidarci verso la cittadina di Candela, raggiunta con il 31% di batteria residua e quasi 4 ore e mezza di schermo attivo. Successivamente ancora foto, video e un po' di Maps alternati allo standby del dispositivo.
Verso le 19:20 ho scattato l'ultima foto della serata. Dopodiché ho lasciato il telefono per lo più in stand-by fino alle 19:44, interrotto da un check batteria che segna il 14% di autonomia residua, con 4 ore e 51 minuti di schermo attivo. Alle 19:58 di nuovo in macchina per il rientro a casa, e Maps utilizzato per lo più a schermo spento dopo aver imboccato l'autostrada. Risultato finale, 3% di batteria residua alle 22:10 con 5 ore e 14 minuti di schermo attivo, di cui 32 minuti di utilizzo della fotocamera e 3 ore e 18 minuti di Maps a schermo acceso, con il GPS che in totale ha lavorato per circa 2 ore in più per via dell'utilizzo di Maps anche a schermo spento. Risultato a mio avviso più che soddisfacente e che conferma la buona autonomia di Pixel 8. Anche se, in tutta sincerità, vi dico che la stessa prova effettuata in un mese estivo, credo proprio che sarebbe finita con circa 2 ore di anticipo e con circa 40 minuti di schermo attivo in meno per via delle temperature più elevate e dello schermo che avrebbe lavorato su livelli di luminosità più alta e per più tempo. Ma nonostante ciò, penso che l'autonomia di Pixel 8 sia comunque valida, specie per uno smartphone di queste dimensioni. Telefono che in autonomia è riuscito a migliorare il suo predecessore e che ci proietta quasi sempre tra le 4 ore e mezza e le 6 ore di schermo attivo nel corso di una giornata di utilizzo medio. Concluso l'excursus riguardo l'autonomia di Pixel 8, come promesso vi faccio un resoconto su questo smartphone a distanza di 3 mesi dalla sua commercializzazione. Bilancio che, come anticipato in fase di introduzione, è di amore e odio. Amore per l'eccellente Google Camera, gli strumenti di post-produzione di Google Photo e le tante chicche software già approfondite in un video dedicato. Ma anche per l'hardware, che quest'anno può contare su un display davvero top di gamma, speaker di ottimo livello, ricezione migliorata rispetto al suo predecessore e feedback aptico da primo della classe. L'odio invece è per un sistema on chip che, per quanto sia valido e in grado di far girare il telefono in maniera perfettamente fluida, è comunque meno prestante del top di gamma di Qualcomm dello scorso anno. Aspetto che, se sommato a qualche sporadico glitch grafico prima delle patch di dicembre e qualche rallentamento di tanto in tanto anche dopo queste ultime, mi spingono a dire che l'esperienza d'uso offerta dai Pixel, per quanto fluida e appagante possa essere grazie alla grande coerenza grafica e le tante chicche, non è comunque all'altezza dei migliori prodotti della concorrenza, seppure ci si avvicini moltissimo. Ok ragazzi, arrivati a questo punto spero che abbiate apprezzato questa mia riprova di Pixel 8 e vi ricordo come sempre che in descrizione vi lascio i link per acquistare il protagonista del video odierno e supportare al contempo il canale, oltre al link per iscrivervi al mio canale Telegram, che vi consiglio di seguire per prendere visione degli scatti non compressi degli smartphone che recensisco e per non perdervi le migliori offerte relative al mondo della telefonia. E attenzione che non pubblico decine e decine di offerte al giorno come altri canali, dunque tenete attive le notifiche perché quando vi segnalo qualcosa si tratta sempre di sconti interessanti. Detto ciò, vi ringrazio se siete arrivati fin qui e vi chiedo di commentare il video con la vostra opinione su Pixel 8. Oppure non esitate a farmi qualche domanda se avete dubbi o siete indecisi tra due o più smartphone. Lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale per supportare la crescita della nostra community. E un saluto a tutti da Giuseppe Desario per Mobile Advisor.